Salve a tutti popolo di sport e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qua sempre con il nostro nutrizionista e parleremo di che cosa? Allora, parleremo dei micronutrienti, ovvero okay. Nei precedenti video, se non l'avete visti, andate a vederli assolutamente. Parliamo. La qualità video è un po' diversa, sì, però questa è l'altra, perché l'altra l'abbiamo registrata con una compatta, questa invece con una telecamera, una videocamera professionale. Praticamente abbiamo parlato dei macronutrienti nei precedenti video, di conseguenza parliamo di un mondo parallelo che sarebbero i micronutrienti. Sì. I micronutrienti cosa sono? Sono fondamentali. Allora, innanzitutto andremo a vedere cosa sono e poi nell'ambito sportivo. Però non ha senso parlare direttamente dell'ambito sportivo, perché prima dobbiamo capire cosa sono. Sì, sì, sì. Sono chiamati micronutrienti perché assunti in minore quantità. Basti pensare che per i macronutrienti ce ne sono bisogno al giorno di decine e centinaia di grammi al giorno, mentre per i micronutrienti, per il corretto funzionamento dell'organismo, ne bastano milligrammi, 12 milligrammi sì. al giorno. Ecco perché non sono comunque secondari, nel senso che formano diverse funzioni, hanno diverse funzioni a livello metabolico e l'organismo non è in grado di assumerli, di produrli da solo. E per questo motivo bisogna integrarli con l'alimentazione. La loro suddivisione è abbastanza elaborata, nel senso che diciamo ci sono microrganismi che utilizzano vitamine e sali minerali. Le vitamine a loro volta in vitamine liposolubili e idrosolubili. I sali minerali si suddividono in macroelementi e microelementi. Questi ultimi definiti anche oligoelementi praticamente, oppure oligominerali. Sì, quindi così. Partiamo con le vitamine liposolubili, che sono vitamina A, D, E e K. Vitamina A, contenuta in diverse forme in natura, è fondamentalmente costituito da due sostanze, carotenoidi e beta-carotene. Poi andremo a vedere in quali alimenti sono composti. Anche se già la parola un pochettino la fa... Sì, sì, diciamo è intuibile, perché noi sappiamo in generale che la vitamina A ha un ruolo fondamentalmente di beneficio nei confronti degli occhi, della vista. Okay. Il famoso effetto benefico, no? Però ne ha tanti altri, come proteggere la cute, proteggere anche il sistema audiocircolatorio, principalmente aumentano anche il sistema, rafforzano anche il sistema immunitario. Quindi sono contenuti nei grassi di origine animale, ma i beta caroteni nei vegetali colorati, quindi carote, melanzane, zucchine, eccetera, eccetera. Okay. Poi, questa è la vitamina A. Vitamina D, principalmente in natura se ne formano due, vitamina D3 e D2. La vitamina D3 la sintetizziamo tramite la luce solare, quindi la cosiddetta frase prendi il sole che fa bene alle ossa. Ecco. Quella. E la vitamina D2 invece tramite l'alimentazione. La vitamina D2 viene poi assorbita, viene assimilata da reni e fegato in una sottovitamina più semplice, che viene definita vitamina 25 idrossi vitamina D. Questo nuovo status della vitamina D è completamente assimilata e poi viene riutilizzata in altri processi, quali per esempio liberazione del calcio dalle ossa oppure eliminazione del fosforo in eccesso. Le carenze di vitamina D potrebbero provocare frattura ossea, perché le ossa a quanto pare sono deboli con la carenza di vitamina D, anche con traumi lievi. Quindi questa è la vitamina D. La vitamina E nell'ambito sportivo è presto fatta, c'è una comparazione, se avete le ossa deboli, come cazzo vale? Almeno che non fate scacchi, vabbè, è bellissimo. Quella è un'ottima disciplina. Proprio. Però, no, è bellissima, però se già giocate, per esempio, andate a correre o andate a giocare a fare una partitella o in palestra, vi cade un peso o correte male. Siete praticamente finiti. Ciao. La vitamina D è importantissima. La vitamina E, funzione principale antiossidante, una sua carenza è veramente rara, quindi ci limiteremo a dire questo. La vitamina K, invece, in natura se ne trovano in due famiglie, due tipi di famiglie. Filochinoni, che si trovano negli alimenti di origine vegetale, e menachinoni, che si trovano già nel nostro organismo insieme alla flora batterica. Quindi i filochinoni, contenenti appunto vitamina K, sono contenuti nei vegetali, soprattutto quelli a foglia larga, quindi spinaci, pietola, eccetera, eccetera. La vitamina K aumenta la coagulazione del sangue, quindi una sua carenza potrebbe provocare il tempo di riduzione della proteina, quindi in caso di nitrosi, eccetera, eccetera. Quindi per esempio sto facendo adesso le cure di Lexane, sì. Praticamente è un antitrombotico, perché chi mi segue comunque sa che mi sono operato al ginocchio. Nel momento in cui sto registrando questo video, quando andrà in onda, guarito alla grande. Ecco, per esempio, quindi grazie, cioè va bene il Lexane, però magari anche con la nutrizione, certo, con l'alimentazione, aiuto. posso dare un aiuto. Un contributo assoluto, sì, vitamina K, ripeto, coagulazione del sangue, fondamentale, in questi tipi di casistiche soprattutto. Quindi queste sono le vitamine liposolubili, dette così ci sarebbero tante altre cose da dire, ma comunque in linea generale come sono suddivise, vitamina A, D, E e K e le loro funzioni. Le vitamine idrosolubili invece sono vitamina B1, B2, B6, la vitamina PP, la B12 e la C.
sono molteplici come si può notare, elencarle una a una è difficile, però comunque cercheremo di schematizzare tutto. Allora, la vitamina B1 è fondamentale nell'assorbimento dei carboidrati, in quanto senza di essa il glucosio contenuto nei carboidrati viene solo sintetizzato in parte e quindi si potrebbero formare degli eccessi di acido lattico nell'organismo. Vitamina B1, l'assenza di vitamina B1 potrebbe provocare stanchezza, potrebbe provocare diciamo squilibri anche ormonali, potrebbe anche provocare in rari casi, però ovviamente in rari casi, depressione. Studi scientifici l'hanno dimostrato. La vitamina B1 è contenuta in diversi alimenti come legumi, come le carni oppure come il lievito addirittura. Io penso comunque, intervengo perché ho fatto la tesi in questo, è perché purtroppo noi dipendiamo dai carboidrati. Tutte, infatti l'abbiamo detto in qualche altro video, quando noi facciamo una dieta, quelle diete proprio tutte sfasate, in cui i carboidrati si annullano, ecco lì facciamo più danno che il resto. Ecco, e se i carboidrati vengono scissi comunque in parte, vi permetto di prendo la parola perché conosco il soggetto e quindi posso parlare in maniera molto più libera. Quando i carboidrati vengono scissi in parte, giustamente non riescono a liberare tutto quello che è il loro potenziale, chiamiamolo così. Naturalmente a livello biochimico, ragazzi, ci sono delle funzioni che purtroppo qua non possiamo descrivere nel dettaglio. Ok, e di conseguenza, essendo che i carboidrati sono legati strettamente anche alla felicità, al rilascio di endorfine, sì, di senso di sentirsi appagati, quando vengono scissi male oppure hanno carenze, problemi, hanno qualsiasi natura che comunque non consenta al fisico di assorbire abbastanza carboidrati, ecco, là possono subentrare problemi anche di natura umorale, sì, come la depressione e quant'altro. Naturalmente non è la depressione una patologia molto più grande. Sì, no, è stato dimostrato che una carenza potrebbe provocarne degli effetti, sì, negativi, si potrebbe incidere. L'alimentazione, raga, è estremamente collegata con l'umore, questo c'ho degli studi, alimentazione e attività fisica, con l'umore è una componente importantissima, quindi ragazzi, cioè è inutile che vi dite, ma non è vero, raga, c'ho degli studi, andatevi a leggere, perché è psicologico, è una cosa, cioè influisce tantissimo, soprattutto molti falliscono nei loro percorsi alimentari proprio per la loro mentalità. È vero, psicologico, l'approccio. Quindi continuiamo, vitamine idrosolubili, quindi abbiamo detto vitamina B1, poi abbiamo la vitamina B2, una da segnalare però è quella B12, perché da segnalare? Perché svolge due funzioni principali, che è la sintesi degli acidi nucleici e la sintesi degli amminoacidi. Inoltre, per essere assorbita la vitamina B12, cosa succede? Deve legarsi a un fattore intrinseco, che è una sostanza liberata dal nostro stomaco, praticamente serve una glicoproteina che si lega alla vitamina B12. Quando noi assumiamo alimenti ricchi di vitamina B12, la vitamina B12 poi tramite le enzime viene scissa. Questa glicoproteina si lega alla vitamina B12 e la protegge fino al completo suo e totale assorbimento. Ecco. Quindi è importantissima la vitamina B12, proprio per questo motivo qui. Ci sono dei meccanismi regolatori di cui noi non ne possiamo fare a meno. Quindi in questo caso alcune diete come quella per esempio stretta ed eccessiva, quella vegana, molti ritengono che sia un po' rischioso affrontarla, ma questo non è più merito io, perché poi la questione è soggettiva. No, una volta ho affrontato un discorso dicendo che vegani sì, basta che non rompi i coglioni. Però giustamente bisogna accettare i limiti del veganesimo. Sì, ci sono delle carenze, per esempio la vitamina B12 negli alimenti vegani, prettamente vegani, è scarsamente contenuta, se non totalmente assente. Ecco, quindi bisogna fare comunque attenzione e bilanciare bene. Io quello che ho sempre voluto dire all'interno del canale è appunto questo, cioè nel senso non è il singolo elemento che fa male, cioè è l'eccesso, comunque il cattivo utilizzo. Quindi la carne rossa non fa male, fa male se tu vivi solo di carne rossa, cioè dalla mattina alla sera ti mangi fiorentina, certo, ti mangi vitello, certo, e quando panzo e quando... Ecco, là fa male, però variegare l'alimentazione, prendere tutti i macronutrienti, è la base proprio dell'alimentazione sana. Certo. Anche perché io quello che ho sempre detto, no? E poi ti faccio continuare. E se voi fate del bene, siete vegani e quant'altro, però dovete fare, alla fine dei conti, una dieta fatta di metà verdure e l'altra metà di integratori, perché dovete integrare quello che non riuscite a mangiare. Sì, diciamo. Che senso? Non, magari non metà, comunque dovete per forza prendere qualcosina, per esempio la B12. Sì, diciamo, ci sono dei componenti che non è facile introdurre con alcuni tipi di diete. Però alla fine
ritorniamo al punto di partenza, che è una scelta soggettiva, sì. E non, magari non condividibile. Sì. Non condivisibile. Non condivisibile, perdonate. Da dove sono tagliare. E quindi molti elementi sono difficili da integrare. Quindi scelte soggettive sì, ma sempre con criteri. Quindi assumere la quantità giusta in base alle vostre caratteristiche. Giuseppe avrà bisogno di un determinato tipo di alimentazione, per il fisico che ha, io un'altra. Tu che stai guardando il video, un'altra ancora. Quantità diverse e così via. Ok. Quantità diverse anche di vitamine idrosolubili, che abbiamo detto, quindi B1, B12. Poi abbiamo la B6 e la C, anche importantissima, perché la vitamina C, famosa perché gli agrumi, quindi arance, spremute, rafforzano il sistema immunitario, e quindi una carenza di vitamina C potrebbe provocare infezioni con conseguenti raffreddori, nella più semplice delle ipotesi, raffreddori, febbre, influenza e così via. Però la vitamina C è anche importante per un altro fattore, cioè è fondamentale nella produzione di... Questa parte. Sì, sì, sì. E la produzione, che cazzo è la produzione? Poi c'è, scusami, la di memoria. Collagene, è la sì, allora la vitamina C è importante nella produzione di collagene, che è la proteina più importante, più abbondante nel nostro organismo, quindi anche importante per questo fattore. Queste sono le vitamine idrosolubili, ragazzi, ci sarebbe un discorso infinito da fare. Sì. Principalmente sono queste. Ovviamente quelle che non abbiamo, quelle di cui non abbiamo parlato, ve le mettiamo in una magari tabella con le varie. Cerchiamo di inserirla da qualche parte all'interno del video, comunque abbiamo un editor, noi abbiamo praticamente una persona che edita i video, che è Davide, che lo saluto e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto, quindi montaggi, tagli di errori, montaggi, anche Teresa, quella che della fotocamera, della videocamera, ci ha dato una grossa mano. Quindi però cercheremo di inserire sì, ogni caratteristica, ogni tipo di caratteristica, ogni tipo di vitamina idrosolubile. Queste sono le vitamine, e poi abbiamo detto i sali minerali, che fanno parte sempre dei micronutrienti, che si utilizzano in macro elementi oppure micro elementi. Allora, i macro elementi, chiamati così perché l'organismo ne ha bisogno di rispetto ai micro elementi, e i micro elementi appunto lo chiamate anche di traccia. Perché traccia? Perché l'organismo ne ha bisogno di una piccola traccia, diciamo, non dico insignificante perché ha un ruolo fondamentale nell'organismo, ma a livello quantitativo è minimo, quindi sì. Sì. Però non bisogna farne meno, perché sono importanti per numerose funzioni che poi andremo a vedere. I macro elementi sono principalmente calcio, fosforo. Poi abbiamo sodio e potassio e magnesio. Il calcio è il minerale più abbondante nel nostro corpo, nel organismo. E insieme al fosforo, cosa fa? È un elemento abbondante sia nei denti che nelle ossa. E il calcio inoltre promuove la circolazione sanguigna, quindi ne promuove il flusso regolare e omogeneo. E inoltre protegge la pelle e il sistema immunitario, come parlavamo anche della vitamina C. Molte vitamine tra di loro si somigliano per caratteristiche. Appunto il calcio fa questo, e così come il fosforo invece fa parte principale degli acidi nucleici, dell'RNA, del DNA addirittura, e inoltre è il componente essenziale di alcuni enzimi che promuovono l'assorbimento di vari tipi di sostanze, di vari tipi di nutrienti. Questo è il fosforo. Il magnesio invece, altro macro elemento, oltre ad essere un elemento fondamentale dell'apparato citoscheletrico, è un componente fondamentale per la trasmissione della trasmissione neuromuscolare. Quindi a livello neuromuscolare gioca un ruolo fondamentale. Così come gioca un ruolo fondamentale il sodio e il potassio, che svolgono dei ruoli di regolatori. Ma cosa regolano? Regolano l'attività enzimatica, proprio come gli altri macro elementi, e regolano anche il rapporto idrosalino dell'organismo, ecco. Quindi il rapporto idrosalino dell'organismo. E infine anche abbiamo lo zolfo, che sarebbe un ultimo macroelemento che è contenuto principalmente nei capelli, nelle unghie e nella cute. Questi principalmente sono. E nelle loffe. Nelle loffe. Assolutamente sì. Questo è da sottolineare voi. Sottolineatelo, questo. Lo zolfo ha lo stesso caratteristico dell'uovo marcio, sì, più o meno. Vero, assolutamente. Alcuni. E lì quando scaricano. E lì non si. E lì veramente siamo invogliati. Sì, sì, quelle silenziose. Sì, assolutamente. Come ho fatto queste piccole. Ok.
per rimanere in tema, questi sono i macroelementi. I microelementi sono principalmente rappresentati da rame, zinco e ferro. Rame, zinco e ferro. Il ferro, come sappiamo, ha tantissima funzione energetica. Cosa fa principalmente? Trasmette l'ossigeno nelle cellule dell'emoglobina, che sarebbe una proteina contenuta nei globuli rossi, tipico del colore rosso appunto dei globuli e dell'emoglobina stessa. Il ferro cosa fa? Viene nell'intestino, nello stomaco, oppure chiamatelo come volete voi, nell'organismo, viene sintetizzato in due processi, tramite due processi. Il primo processo si serve dalla vitamina C. Il secondo processo ovviamente non si serve della vitamina C e viene metabolizzato da una struttura chiamata ENE. Questa struttura, questa proteina, possiamo definirla così, viene comunque liberata nell'intestino tenue. Ecco, una volta assimilata comunque il ferro viene messo a disposizione nella circolazione sanguigna e poi viene accumulato nel fegato e nel midollo osseo sotto forma di ferritina. Ecco, quindi quando ci facciamo le analisi del sangue, per esempio la ferritina che è europea, e lì si vede una carenza di ferro, per esempio, potrebbe provocare anemia, una sovrabbondanza di un surplus di ferro potrebbe provocare, nella peggiore delle ipotesi, formazione di radicali liberi, quindi anche di patologie. Questo il ferro, il principale micro elemento appartenente alla famiglia dei sali minerali, e poi abbiamo lo zinco e il rame. Lo zinco, per esempio, è utile anche per a livello sessuale. Ah, manca troppo di cazzo! Lo vedi? Perché queste cazzo di cose le ho fatte 3 anni e mezzo fa. Si può mettere stop? No, stop non sbaglia più. È la puttana che è. Mettessi di zinco per gli spermatozoi. Cazzo, vedi, l'avevo impugnato questa prova. Perché io sono andato a prendere addirittura punti del secondo anno. Madonna. Cazzo, quelle sono regole basilari che chi cazzo se le ricorda se non le studi bene. Tanto bocca aperta, appena sei pronto facciamo un battito di mano, da là si taglia e si va avanti. Ah, sono tutto l'inizio. Che figata. Quando sei pronto facciamo un clap di mano e così si taglia da là, va bene? Sì, è la maturazione sessuale, porca troia, per le buche uova e i cambi di noce. Mi aiuti? Tranquillo. Ok, continuando a parlare dei microelementi, di questi fanno parte appunto lo zinco che viene appunto assimilato nell'intestino tenue e viene trasportato nel sangue tramite proteine, soprattutto l'albumina. Una carenza di zinco potrebbe provocare disquilibri ormonali, anche nel ritardo nello sviluppo sessuale, oppure altro diciamo deficit potrebbe essere quello del... Non me lo ricordo, ci ho preso, ma lo zinco non me lo ricordo. Riduzione dell'efficienza del sistema immunitario, porca puttana. Ritardo della maturazione sessuale, diarrea e alterazione del gusto. Ma che cazzo? Tre anni e mezzo fa, porca puttana. No. Ok. Potrebbe provocare inoltre diarrea e disquilibri ormonali, come abbiamo già detto, e inoltre potrebbe una carenza potrebbe provocare alterazione anche del gusto, sì, certo, quella è una funzione principale. Lo zinco dove si trova? In che alimenti? Carne, legumi e frutta secca come le noci, anche le uova, sono alimenti ricchi di zinco che devono essere assolutamente introdotti nella dieta, ci deve essere in qualsiasi tipo di dieta praticamente, ovviamente non quella strettamente vegana, però nella dieta mediterranea è assolutamente indicata, sono alimenti strettamente indicati. Ricordiamo, la dieta mediterranea comunque è diventato patrimonio dell'UNESCO, sì. Quindi ragazzi, vuol dire che per entrare a far parte di questo patrimonio vuol dire che ha dei criteri ben delineati, ben ideati, quindi ragazzi, completa di tutto, ricordiamo, completa di tutto. Qualsiasi tipo di macro e micronutrienti, qualsiasi tipo di alimento è contenuto nella dieta mediterranea, ma il segreto qual è? Come diceva prima Giuseppe, le quantità, ovviamente non eccedere gli estremismi non fanno mai bene. Quindi l'estremismo che sia ridurre troppo o aumentare troppo non fa mai bene, l'eccesso di un alimento non fa mai bene, il segreto è sempre quello di stare dentro un margine, un range che comunque permette al singolo individuo di adattarsi e quindi poi alla salute dell'organismo, quello è il principio. Prendiamo, a me viene in mente adesso un esempio semplice, l'olio d'oliva fa benissimo, ci sono stati
su, c'è stato praticamente un test che hanno fatto su dei campioni, ecco, su, hanno preso delle persone che abitano sull'isola di Creta, altri in Nord Europa e altri in Giappone, dove si consuma sushi, dove si consuma, insomma, e hanno visto l'incidenza a livello cardiovascolare. Hanno visto che sull'isola di Creta praticamente l'incidenza cardiovascolare era bassissima perché si faceva uso dell'olio d'oliva in grande quantità rispetto ad altre popolazioni. La più alta a livello cardiovascolare come incidenza era quella del Nord Europa, perché utilizzano più burro, più grassi e quant'altro. Che succede? Quindi l'olio d'oliva di base fa bene, però se non ci scoliamo una bottiglia di olio d'oliva al giorno, a parte che andiamo a cagotto per... sicuramente. Però là fa male, quindi degli effetti collaterali. Quindi l'olio d'oliva extravergine fa bene, ha delle proprietà benefiche, è riconosciuto, è studiato, è quello che volete, ma se ne mangi, se ne bevi 2 litri al giorno, è normale che ti prende qualcosa che si viene mio. Ragazzi, questo è semplicemente la stesso idea. Concetto per tutti gli altri. Stesso concetto per la frutta secca. La frutta secca va benissimo. Certo. Sì. Mangiate 1 chilo di noce al giorno, vedi se arrivi a domenica. Non penso che per come il pesce, come la carne, come le uova. Certo. Tutto qua. Hanno delle proprietà benefiche per l'organismo, ma non bisogna mai eccedere. Questo fondamentalmente era la suddivisione di micronutrienti, sì. Vitamine liposolubili e sali minerali. Sul rame vuol dire qualcosa? Allora, il rame è un altro micro elemento, mm-hmm. E appartiene appunto alla famiglia dei sali minerali, è importante anche nel nostro organismo perché è contenuto principalmente nel pesce. Ovviamente anche qui un'abbondanza avrebbe effetti collaterali, quindi da limitare, però ha degli effetti, ha dei benefici sul nostro organismo perché comunque rafforza anche sul sistema immunitario e e il rame, porca di quella puttana d'Eva, che poi mi stai giustamente ci stai guardando. Vabbè, sono il testimone. Vedi? Porca di rame viene assorbito nel sinotene e trasportato nel sangue anche ad opera delle proteine, se si può lo zinco. Ok. Una carenza, modificarsi nei carcini, grazie. Ok, anche il rame come lo zinco viene trasportato dalle proteine nel sangue e poi lì viene rilasciato. Una carenza di zinco potrebbe... di rame, stiamo parlando. Di rame? No, giusto stamattina la porca puttana. Tranquillo. Allora, il rame, così come lo zinco, viene trasportato, viene legato a delle proteine, poi trasportato nel sangue, poi lì viene rilasciato e liberato, così per esercitare il suo effetto. Una carenza di rame potrebbe provocare cosa? Potrebbe provocare nel lungo periodo gastriti, sì, delle gastriti croniche oppure comunque qualsiasi tipo di malattia intestinale o extra intestinale che ne limita l'assorbimento. Principalmente quindi una carenza di rame è fondamentalmente gli effetti negativi sono questi. Bisogna sempre dosare il giusto e mai avere un deficit di questi microelementi che sono fondamentali per il nostro organismo, come appena indicato. Ok. Ragazzi, io vi ricordo che noi facciamo questi video con nutrizionista, con posturologo, con sul calistenico ci stiamo lavorando e molto probabilmente spero di portarlo più presto, con i mai di martedì, che non so se avete già conosciuto a secondo della programmazione di YouTube, poi quella me la invento io dopo. Grazie con Davide, sempre grazie a Davide veramente. Quindi ragazzi, noi stiamo dando un input, un qualcosa, sì. Un qualcosa che serve per far conoscere, per farvi capire più o meno, divulgazione. Divulgare conoscenze che comunque esperienze universitarie, magari Giuseppe poi anche più approfondite nell'ambito pratico abbiamo sviluppato, ma che comunque forniscono delle basi. Io penso che comunque la persona che viene da voi vi dice fai in quel modo che funziona, non va mai bene, nel senso bisogna avere comunque delle conoscenze basilari su cui puoi approfondire nella materia, nel campo. Ovviamente noi il nostro ambito è quello sportivo e di conseguenza questo video era ci premeva, diciamo, divulgare cosa sono i micronutrienti, come si suddividono, le loro funzioni, ma poi nell'ambito sportivo. Anche perché io purtroppo frequentando il mondo della palestra da anni ne ho sentito tutti i colori. Cioè, se stanco prendi la vitamina B. Le vitamine B, poi così, completamente a caso. Oppure per esempio ti senti stanco, prendi del ferro. Assolutamente. Ho capito, io prendo il ferro, ma quanto... senza una conoscenza base, così il fai da te non E magari di ferro, che ne so, ne prendevo pure abbastanza, però mi dicevo prenditi questo, prenditi quell'altro. Ecco ragazzi, adesso sapete
che dovete comunque diffidare da persone che vanno per sentito dire o se seguono il video su YouTube. Ecco, noi il video su YouTube lo facciamo, divulghiamo, però abbiamo una base dietro, e quello che noi possiamo proporre a voi è solo di andare da persone competenti. Il nostro video non è ovviamente da noi perché facciamo questo, no, andate da persone competenti nella vostra zona, nella vostra città, in quello che volete, fatevi fare praticamente un calcolo metabolico, fatevi fare un calcolo a livello di forza. Abbiamo ancora parlato. Quindi ragazzi, persone competenti, istruitevi. E voi dovete fare domande, fate domande, perché facendo domande appunto capite anche il grado di istruzione che ha quella persona. Diciamo che l'obiettivo nostro era quello appunto di informarvi su, in generale su cosa sono i micronutrienti, su cosa fanno, su cosa, come si svolgono, diciamo, sono assorbiti nell'organismo, e diciamo ci premeva anche dire cosa sono, cosa fanno i micronutrienti, il loro ruolo nell'ambito sportivo. Sì. Qui, diciamo che in generale nell'ambito sportivo sono fondamentali, ma nell'ambito, nel mondo della palestra, per molti palestra sì, di quelli che ci seguono, quello è il mondo, però anche qualsiasi tipo di sport, ecco, poi palestra prende sempre un ambito, cioè un po' generale, pesistica, bodybuilding, eccetera eccetera, qualsiasi tipo di attività fisica comunque, la giusta ripartizione di micronutrienti è fondamentale, in quanto consentono un recupero, ma recupero di cosa? Di molte funzioni, come funzione energetica, funzione plastica, funzione regolatrice. Inoltre consentono il recupero dei liquidi persi tramite l'attività fisica. Quindi i liquidi persi cosa sono? Cos'è? Il sudore. Oh. E quindi il sudore cos'è? E cos'è appunto? È un insieme di vitamine, sali minerali, più un altro elemento fondamentale che è l'acqua. Ecco, anche di questo appunto l'acqua ne dobbiamo parlare. Di questo ne parleremo in un altro video, ragazzi. Questo si è già dilungato abbastanza. Sicuramente verrà splittato o in due o in tre, non lo so, devo riguardarlo, montare, e poi da là Davide fa questo tipo di lavoro, poi da là comunque decideremo insieme se dividerlo in due o in tre. Detto questo ragazzi, io vi invito sempre, vi ricordo sempre che queste sono delle piccole nozioni che sono più o meno semplicistiche a seconda il vostro grado anche di conoscenza dell'argomento. Se volete approfondimenti voi scrivetelo nei commenti, oppure contattatemi sulla mia pagina Instagram e io cercherò di portarvi più approfondimenti sempre con lo specialista, quindi non io che magari ho studiato, ho fatto anche l'esperienza universitaria, c'è ragazzi, assolutamente, però magari giustamente facendo parlare un nutrizionista, certo, allora è già diverso, certo. Quindi ragazzi, io vi invito sempre a iscrivervi al canale, condividete il video se vi è piaciuto, lasciate un bel like ragazzi, e come al solito spolliciate, come al solito ragazzi, un bel follow anche sulla pagina Instagram e Facebook, e vi lascio un buon allenamento e buon appetito, in questo caso anche da InSport. Ciao.